Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi porto con me alle cascate dell'Acqua Fragia. Partendo da Lecco ci siamo diretti a Borgo Nuovo di Piuro. Lungo la strada non sono mancate sorprese. Questo è un aerone. E lì dietro c'è un capriolo. Eccole! L'acqua c'è ancora, fortunatamente. Vi consiglio di entrare dall'ingresso est, perché abbiamo trovato dei parcheggi gratuiti e si è subito vicini alle cascate. Questo è il sentiero che faremo noi, il sentiero panoramico delle cascate. Si parte! Si sono attrezzati bene qui a Borgo Nuovo di Piura, infatti hanno messo vari gradini per scendere fino al torrente e hanno fatto varie dighe, tra virgolette, artificiali per fare varie pozze, e in generale è fattibile da tutti venire qua, anche perché in 2 minuti dal parcheggio si è alle cascate. Allora, in pratica per visitare la cascata ti danno un braccialetto. L'ingresso costa 3 euro a persona, si può entrare e uscire quante volte si vuole e ti danno pure la mappa con vari sentierini da fare, ad esempio noi saliremo da qua. A fianco alle cascate c'è il sentiero per fare il percorso panoramico. Ovviamente il sentiero è bello pendente perché bisogna salire sopra le cascate. Siamo saliti da qua e se si tiene la sinistra si va a vedere la prima terrazza, molto carina, ve lo consiglio. Poi si torna indietro e si continua da questa parte. Dopo 10 minuti siamo arrivati alla prima terrazza. Che spettacolo! Ed eccoci arrivati alla seconda terrazza, ancora più bella della prima. Siamo proprio in cima alla cascata, ovviamente state attenti e non scavalcate le ringhiere perché sennò rischiate di ammazzarvi. E si continua
qua in salita. Dopo circa 30 minuti a passo turistico troverete delle indicazioni. Andando a destra si può salire a Savogno ed Agile e quindi continuare e vedere altri paesini molto carini. Però noi ci fermeremo tra poco perché siamo venuti qua a visitare solo le cascate. E tenendo la sinistra al cartello vediamo le ultime e poi scendiamo. Arrivati a questo punto, noi scendiamo a sinistra e facciamo il giro ad anello. Noi siamo partiti da qua, dove ci sono le cascate. Abbiamo fatto tutto il percorso 6. Poi adesso scenderemo da questa parte e vedete che si ricongiunge all'inizio. Invece i più allenati possono fare all'inizio il percorso 6, poi c'è la deviazione per Savogno e salire fino al lago dell'Acqua Fragia. Molto carino. Tra l'altro noi abbiamo preso il biglietto per le cascate dell'Acqua Fragia perché abbiamo deciso di vederle da vicino. Ma chi vuole invece fare solo questo sentiero può benissimo non prendere il ticket e prendere il sentiero da parte alle cascate. Vedete, questa è la biglietteria, qua ci sono le cascate e il sentiero parte da questo punto. Ok, a questo punto non proseguiamo in salita, ma scendiamo. Scendendo poi si trova anche una fontana e una mappa con su il percorso. Questo sentiero è vero che è meno pendente, però è molto più lungo e poi bisogna fare anche un pezzo di strada. Quindi vedete voi cosa preferite. Però c'è da dire che si passa per un borgo molto carino. Ed eccoci arrivati all'ingresso ovest delle cascate dell'Acqua Fragia. Siamo tornati alla macchina, però adesso raggiungiamo un'altra bellissima cascata poco distante da qua, solo 10 minuti. Le cascate della Boggia sono facilissime da raggiungere, c'è proprio il parcheggio sotto di esse, quindi non bisogna neanche far fatica. Queste erano le cascate della Boggia, molto belle. Adesso torniamo a casa, vi ricordo come al solito, se vi è piaciuto il video, di iscrivervi e mettere mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Sì, ma quale mese?